Bene, cari amici, oggi siamo qui a Medjugorje, il 5 agosto, compleanno della Madonna. Infatti siamo qui con una bellissima Madonna, in un punto di Medjugorje dove Milona di Asburgo ha il suo luogo per parlare al mondo di Mary Smith, ma questo è un argomento che tratteremo dopo. Prima vorrei che Milona si presenta, perché tu sei parte della famiglia reale di Asburgo. So che sei umile e non vorresti che dico questo, ma lo dico per un semplice motivo, perché comunque quando Dio tocca i cuori non c'è ricchezza, non c'è povertà, non c'è intelligenza, non c'è cultura e non c'è ignoranza. Anzi, se c'è ignoranza è meglio, perché come dice sempre Maria, si presenta ai bambini, no? Gli uomini di cuori, di cuore, perché Dio parla i cuori. Quando Dio tocca i cuori, chiunque lascia tutto per seguire il suo amore. Allora raccontaci un po' di chi sei e cosa è avvenuto qua a Medjugorje nella tua vita. Allora, sono nata in Germania e sono venuta qua nel 1984. Sono nata nella famiglia degli Asburgo della linea ungherese, dunque cresciuta in Germania, cresciuta in Svizzera, così diversi paesi. Papà era profugo dall'Ungheria e lui ha trovato la sua pace in Fatima. E papà, avendo perso tutte le ricchezze materiali, era un uomo molto libero e lui voleva sempre che noi potevamo conoscere questa libertà e questa pace che lui ha trovato a Fatima. E così siamo cresciuti con Fatima. E quando abitavamo a Monaco di Baviera nell'84 è venuta la chiamata di, diciamo, Medjugorje è stato conosciuto pian pianino. E è una cosa, all'inizio pensavo, non abbiamo bisogno, abbiamo Fatima, abbiamo la chiesa, chi ha bisogno di questo posto? Avevo anche un po', Jugoslavia era un paese comunista, dunque per noi non è un paese dove si poteva andare facilmente, perché essendo di una famiglia reale cattolica siamo visti come fascisti e non siamo visti come nemici quasi, e così. E, però sono venuta perché la chiamata è diventata forte e viva e per il terzo anniversario delle apparizioni sono finita qua con due pullman della Germania e dell'Austria. Abbiamo abitato in due tende dell'Ordine di Malta nel boschetto dietro la scuola qui. Un pellegrinaggio totale perché non c'era niente, non c'era neanche un caffè, dunque niente, solo calore, silenzio. Calore un po' come adesso. Sì, meno pesante forse, però sì. Uguale, stesso tipo di calore, giugno, no? 25 giugno, e poi programma di sera, niente, c'era niente, però c'era tanto tempo, tanto silenzio, tanto spazio per ascoltare. Questa cosa che noi credevamo già, che la Madonna appariva qua, non ne abbiamo conosciuto nessuno, né un veggente, né uno della parrocchia, nessuno. Ti interrompo un attimo, mi riesci a mettere in via wifi qua? C'è wifi? Perché devo fare le condivisioni, non sto riuscendo. Che questo è questo. C'è un password che non ti ricordi. No, che non è. Arriviamo subito perché devo condividere, altrimenti non riusciamo a raggiungere tanti amici come dovrebbe essere. E, intanto che Milona va di là a prendere la password, vi racconto i giorni che stiamo vivendo qui a Medjugorje, appunto, con queste migliaia di giovani, con questi. Ieri c'erano 512 sacerdoti che concelebravano. Medjugorje è più viva che mai, la presenza di Maria si sente e si percepisce più viva che mai, e oggi in particolare, che è proprio il suo compleanno, no? Come ha detto ai veggenti di Medjugorje, ecco, oggi proprio è un giorno di grande festa, dove tutti siamo qui riuniti ai suoi piedi, e proprio con Milona vogliamo ascoltare la sua conversione, che è proprio avvenuta in questa terra. Scusa se ti ho interrotta, Milona. Se no... Tutto bene. Ok, vai pure avanti, così ci dici. E poi niente, poi in questo spazio di silenzio, di preghiera, poi ognuno di noi ha vissuto il suo momento di fede rinnovata, di incontro. Per me era durante la Via Crucis, per altri era nel campo, terzi su Podbardo, altri nella chiesa. Ognuno ha il suo momento, no? Sì. E non c'è menù, è proprio alla carte. È vero. È proprio personalissimo. Infatti, è vero. E come io dico sempre,
ognuno per il suo modo di essere. Sì, Dio e Maria toccano amici. Proprio le corde, quelle proprie di ogni persona. Come, per me è sempre il creatore conosce le sue creature, no? Certo. E li ha fatti lui, e lui sa cosa hanno vissuto, lui conosce noi tutti quanti talmente bene, ci ama tanto, e se siamo aperti penso che ognuno può ricevere qualche cosa per la sua vita. E così è successo anche con me, nell'84, e poi pian pianino ho cominciato a lavorare qua, sono tornata ogni mese per un anno, e tutta la mia vita è stata disfatta e ricostruita. E dunque ho dovuto lasciare le idee, i criteri del mondo. Ci sono tanti criteri che non sono del Vangelo, io dovevo imparare tutto questo. Cos'è veramente vivere il Vangelo, vivere con Gesù nei suoi passi, seguire i passi di Gesù, cosa vuol dire? Cos'è un passo di Gesù? E come mai questo tocca la mia vita, lui che ha vissuto tanti anni fa, come oggi nel mondo com'è, faccio passi suoi. Dunque è una scuola molto bella, e soprattutto con lei che lo insegna in un modo così bello attraverso i suoi messaggi. E così, pian pianino per me le porte si sono aperte, ho cominciato a lavorare qua, assistere, fare volontariato, accanto a un padre che è morto, che si chiama padre Slavko Barbaric. Ero accanto a lui per 11 anni, dall'85 al 96, e poi lui è andato in cielo, beato lui, e sono così contenta che lui è in cielo, perché fa di più adesso che sulla terra, è molto limitato, no? Molte volte, sì. Invece lì è tutto aperto, lui è vivo, e ci segue con la preghiera, con l'intercessione. Io sono sempre qui, mi sono sposata nel 96 e poi eravamo in Francia, a Parigi, a Versailles, a Tours, in Inghilterra, e poi siamo tornati qua. Io mi ricordo di te durante la guerra, tu non ti ricordi di me, ma io mi ricordo di te. Un capodanno, eravamo in chiesa proprio al momento della pace, ci siamo date il segno della pace. Ho visto proprio nei tuoi occhi l'amore totale di Dio, la gioia che solo Dio può dare. In quel momento mi sono sentita che anche dai miei occhi usciva la stessa cosa, la stessa grande percezione, ed è stato veramente un momento unico di amore intenso, sì, che solo Dio può far vivere, può far percepire. Sì. E poi ci unisce così, perché ci mostra che siamo tutti, abbiamo la stessa mamma. Infatti. E così diventiamo veramente fratelli, e quello è questo tema, no? Che il Papa ci dice, la fratellanza, e questo che Maria sempre dice alla gente, dice lo spirito di fratellanza, è tutto un lavoro di essere in verità fratelli, non è così semplice, così facile, che siamo rapidamente nemici. Vero. E vediamo l'altro come mio nemico, come il mio pericolo per me, no? Invece non è così, alcuni forse hanno intenzioni non belle, però la verità è che non lo siamo, non dalla parte del Signore, anche se nel mondo sì, però e lei ci insegna cosa vuol perdere la sfiducia, perdere questa idea che l'altro ha il male dentro, che vuole il male e che l'intenzione è brutta, no? Perché è così facile pensare questo sempre, è proprio il demonio credo che fa questo, che ci mette questo dubbio brutto, e voilà, e lei ci insegna di osare l'innocenza del cuore. Non la stupidezza, ma non naività, però come dice serpente colomba, l'innocenza con l'intelligenza, è così. È tutta una scuola qui, no? Di certo. Stare insieme, cosa è la vera carità, così. Dunque camminiamo insieme, adesso arriva un pellegrino. Della vera carità, vogliamo parlare quello che stai facendo con Mary Smile? Mary Smith. Perché io pensavo allo smile, il sorriso. cosa state facendo proprio per i bambini più poveri del mondo, proprio quelli che non hanno nemmeno un pasto al giorno? Sì, ecco. Cosa riuscite a fare? Noi diamo, dunque parliamo di bambini che sono silenziosi, sono questi piccoli che vivono la fame cronica e che non vanno mai a scuola per causa della fame, stanno sempre sopravvivendo, dunque non possono mai
avere il lusso della scuola. Ieri raccontava, durante appunto la testimonianza, ho sentito fondatore, sì, un bambino che camminava 3 ore ad andare a scuola, sì, 3 ore a tornare, in più a scuola 14 ore fuori casa senza nemmeno un pasto, sì, ecco, questa fame che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, nelle nostre piccole prove ci lamentiamo profondamente. Ecco, al mondo muoiono 5 milioni di bambini all'anno di fame, senza contare i 5 milioni di aborto, quindi veramente questa infanzia distrutta. E allora parlaci un po' di questa esperienza. Sì, e l'esperienza è proprio la risposta a questa frase di un bambino nel 2002 in Malawi, dove c'era una grande carestia. Magnus è andato a visitare una famiglia nella regione dove c'era questa fame e ha parlato con un bimbo di 14 anni e ha chiesto a lui: quali sono i tuoi sogni della vita? Il bambino ha detto, l'ha guardato così, ha detto: io vorrei avere abbastanza a mangiare e forse un giorno andare a scuola. Era la frase di Edward, e questa frase l'abbiamo ripetuta milioni di volte. E Edward non ha mai ricevuto il cibo, era troppo tardi per lui già, però il suo quindi, figlio... Quindi è nato in cielo? No, è vivo. È vivo. Ah, è vivo? È sopravvissuto, magrissimo, però la sofferenza è che non c'è mai abbastanza. Ah, ecco. E dunque adesso il suo figlio riceverà Mary Smith, ecco. I suoi fratelli lo ricevono. Dice lui no, però Magnus lo vede, l'ha visto, abbiamo un filmato dove parla con lui. Edward si ricorda molto bene del momento quando è venuto questo straniero nella sua piccola casa con la mamma morente, perché sono stati poi orfani, e lui si ricorda di questo. Lui è molto felice che suo fratello e suo figlio riescono a avere, e quindi voi quanti pasti date? Oggi diamo, oggi proprio mangia 1.230.171 bambini mangiano oggi in 14 paesi del mondo. Ecco, quindi diciamo, in un'epoca dove c'è una capacità nel mondo, no? Sì. Elettronica, scienza, medicina, no? Tutto portato ad altissimi livelli, ecco, abbiamo ancora milioni di persone, milioni di bambini che muoiono di fame. Ecco, sì. Questo non è accettabile, quando soprattutto ci avete dimostrato voi che semplicemente con l'impegno, senza nemmeno rinunciare a grandi cose, si riescono a sommare le persone. Ecco, sono queste le cose su cui il pianeta dovrebbe concentrarsi, non le guerre, non le divisioni, ma dar da mangiare a tutti, perché questo è veramente il fondamento di una come dire vita insieme. Sì. Vita insieme. È molto bello vedere questi bimbi, sono andati in alcuni paesi, e quando vedono che noi pensiamo che loro sono importanti, è per quello che veniamo, non per guardare la loro sofferenza, però crediamo che abbiamo bisogno di loro. Come ci guardano, pensano: noi siamo qualcuno per voi. Diciamo sì, senza di voi il mondo non è possibile, il futuro ci siete voi, anche il presente. Dunque lo sono molto gioiosi che dicono che quando hai fame ti senti dimenticato, e la fame fa male e fa paura, e quando vengono gente che credono in loro cambia la vita. C'è la speranza. Sì, un papà mi ha detto, proprio nel Sud Sudan, mi ha detto: perché abbiamo visto le vostre facce non perdiamo la speranza. Sono grandi parole che danno una grande responsabilità di non deludere. La loro speranza è questa, e la vostra speranza, che non è solo una speranza, ma è una certezza di riuscirci con la volontà di tutti, non è sfamare 5 milioni, ma 50 milioni di persone che hanno fame. E quindi veramente è questo l'impegno che ogni uomo dovrebbe veramente avere come priorità nella propria vita, quella di sostenere chi è in difficoltà, non quella di abusare, come stanno facendo i nostri potenti attualmente, di abusare di ogni uomo, di abusarne psicologicamente e di abusarne economicamente, dove siamo diventati tutti strumenti di un beneficio di pochi. Ecco, in realtà dobbiamo diventare tutti le mani tese di Maria,
per aiutare i nostri fratelli, non solo materialmente, ma anche spiritualmente, perché comunque noi dobbiamo completarci in anima e in corpo. Dobbiamo, il corpo è il tempio dello Spirito Santo, quindi questo corpo dobbiamo trattarlo bene, dobbiamo nutrirlo bene. E se abbiamo un fratello che ha fame, abbiamo il dovere di aiutarlo, non di andarci a comprare l'ennesimo cellulare piuttosto che cambiare la macchina quando ancora cammina. Ecco, questi egoismi dobbiamo trasformarli in altruismo, come i volontari di Mary Smith ci stanno insegnando. Ecco. Sì, è bello anche perché un bambino mangia per un anno per 15,60 euro. Quindi, allora, amici, ascoltiamo bene, 15,60 euro all'anno sfamano un bambino per un anno intero, questo in tutto il mondo. Quindi io penso che se 7 miliardi, no, facciamo che un miliardo sono quelli che hanno fame, se 6 miliardi di persone dessero 15,60 euro all'anno, non ci sarebbe più la fame, e se non ci fosse la fame non ci sarebbero le ingiustizie, e se non ci fossero le ingiustizie non ci sarebbero le guerre. Tante cose. Giusto? Io penso che veramente ogni persona che cambia il cuore, che perde gli egoismi per diventare carità, in ogni tipo di carità, cambia il mondo, realmente, perché io credo che ogni male, come Miriam ci dice, siamo noi. Se non conosciamo l'amore di Dio facciamo le cose sbagliate, perché non conosciamo l'amore, e dunque se noi che conosciamo Medjugorje preghiamo per questa intenzione, tutto questo fa parte di quello. Certo. Come anche le mani di Maria di Jacob, per esempio. Certo. Tutto questo fa parte di quel movimento di amore e di bontà. Le mani di Maria del Veggente Jacob è un'associazione qui in Medjugorje che va ad aiutare i poveri. Localmente qui? Sì. Nella regione, nella zona e poi tutta la Bosnia e Herzegovina adesso già. Ecco, l'esempio che una persona può, insieme con l'aiuto di l'idea di una persona, può trasformarsi in energia di tante per aiutare tantissime persone in difficoltà. E io vi posso assicurare che non c'è nulla di più di uno sguardo di un uomo destinato a una morte certa, a una povertà cronica, uno sguardo di ripresa di quella persona. Sì. Quello paga tutto. Sì. Jacob dice sempre che è lui che viene arricchito da quelli che lui va a visitare. Dice, non siamo noi, e Magnus, anche il fondatore di Mary Smith, dice la stessa cosa, non siamo noi benestanti che aiutiamo questi poveracci, siamo fratelli e noi riceviamo da loro tanto e noi diamo quello che abbiamo di più. E dunque è proprio un partnership, come si dice questo? Uno scambio. Uno scambio, come partners, no? Come si dice partner? Come siamo uniti? Sì, a partnership. È una cosa come il mio partner, qualcuno con il quale faccio qualcosa. Sì, proprio okay. Così, un tipo di relazione, di amicizia, di lavoro, così. Si fa la vita insieme. Ecco, quell'esperienza tu in realtà l'avevi come me, io ho fatto un'esperienza da psoriosica durante la guerra, no? Sì. Anch'io lì ho sperimentato quanto sì, in quei 10 giorni che sono stata qua abbiamo fatto, ma la gioia di aver fatto è stata 1000 volte più grande di quello che in realtà noi abbiamo fatto. Ecco, tu sei stata qua durante la guerra con padre Zlatko, traducevi appunto tutto quello che lui diceva in 10 lingue, mi sembra, no? Sette. E quindi è già da lì che tu hai fatto questa esperienza di questa bellezza. Sì, io ho visto padre Zlatko, sai, quando la guerra ha cominciato e questi bimbi sono arrivati. Questi 3 primi, lui è diventato padre. Ho visto l'uomo sviluppare una dimensione di papà per questi bimbi persi, e così lui ha cominciato a creare quel villaggio della madre, che per lui era proprio il posto per accogliere quelli piccoli persi. È diventato un uomo nuovo attraverso questo. Era talmente bello di vedere questo, con quella umiltà che faceva, sai, che serviva la vita di questi bimbi. Io vedo che la Madonna fa questo nel cuore degli uomini, che diventiamo papà, mamma, perché cosa vuol dire? Non che li teniamo per noi, però la vita e l'amore fa vivere gli altri. Papà, mamma, quel papà biologico e quella mamma biologica, veri, che adesso vorrebbero anche confondere, che non esistono più. Ma tu hai appena detto che padre Giacomo l'hai visto trasformato, diventare un uomo nuovo. Amava questi bambini, incredibile, faceva tutto per loro, faceva sacrifici per loro, andava a cercare aiuto per loro. Sai come noi genitori facciamo? Tutto per i nostri figli, tutto. Certo. Diamo la vita, e il Papa ha detto una cosa bella l'altro giorno, ha detto
ogni vita esiste per la generosità di un'altra vita. È vero. Non c'è, è vero. Certo. Quelle mamme che accettano il bambino nel proprio utero, portando avanti la gravidanza, è appunto già la generosità. Invece la chiusura all'egoismo di quelle mamme che comunque rimangono mamme, anche se abortiscono, rimangono mamme di un bimbo morto. Quindi lì c'è la mancanza di generosità, dell'accoglienza. Mentre per le mamme che accettano, accolgono un figlio, riescono a dare la vita. Quindi è vero, ognuno esiste per la generosità di un altro, fino al grembo materno. Tutto è così, siamo sempre dipendenti di qualcun altro, in un modo, non possiamo mai essere solo io per me, non esiste. Certo. Lavoro con altri, è tutto così. È tutta una relazione. È anche bello, è molto assolutamente. Bello. È quello che dico, io ho conosciuto tante donne qui che hanno avuto questa terribile sofferenza dell'aborto, soffrono, e soprattutto quando si svegliano alla realtà, è una sofferenza insopportabile. Vero. Terribile, e per quello ho una compassione profonda, perché ho visto come sono sotto shock quando capiscono, sentono quello che è successo. Certo. E vogliono questo bambino, una sofferenza che non finisce mai più. Invece anche loro diventano grandi poi, grande nella misericordia, grande nel perdono, perché cercano questo perdono di Dio e diventano grandissime e non giudicano mai, perché sanno che dipendono anche della generosità di Dio, del suo perdono, e non hanno nessun giudizio poi dopo. Ho visto tanto e ho imparato molto da loro, molto. E invece tu sei diventata una donna nuova dopo la tua esperienza salendo su Krigeva, ricordo. Ci vuoi raccontare quando ci è proprio scattato quell'incontro? Era un incontro durante la preghiera della Via Crucis. Era un momento solo... Ci sono pellegrini fuori che stanno cercando di entrare. Sto lavorando, questo sono nel mezzo del mio lavoro, dunque alcuni minuti forse poi devo andare. Sì, certo. Era un momento tra la quinta e sesta